Michele Baranovic, iniziamo dall'ultima partita, due set piuttosto brutti, specialmente il secondo, poi che cosa è successo? Due set molto brutti, poi beh, diciamo siamo riusciti a girare meglio in cambio palla, perché per vari motivi abbiamo migliorato la nostra ricezione, loro sono andati un pochettino in battuta, siamo riusciti a alzare quella parte di gioco e tutto il resto è venuto di conseguenza, siamo stati bravi a tenere duro. Anche alla fine del tie break, perché eravamo sotto di un punto fuori casa, quindi è stata una bella vittoria sofferta, ma che ci farà comodo per la stagione. Avevate pagato una serie di rimonte di Padova giovedì in Coppa Italia, siete stati bravi in rimonta invece in casa di Ravenna. Sì, in casa siamo stati direi polli più che altro, perché avevamo sempre il set in mano così e poi ci siamo spenti nel finale. Contro Ravenna dopo due set giocati male era una situazione difficile, siamo riusciti a venirne fuori come gruppo, come squadra, con l'aiuto anche dell'inserimento di Ludo e di Simo, quindi è una buona notizia per noi, vuol dire che abbiamo una panchina lunga, una rosa molto equilibrata e questo ci tornerà utile per portare a casa altre vittorie. Possiamo dire però che per gli appuntamenti che vi aspettano nei prossimi 8 giorni questa Piacenza non sarà sufficiente, ci vorrà qualcosa in più, perché avrete nell'ordine Vibo, Perugia e Modena, insomma tre avversari di tutto rispetto. Sì, diciamo che il calendario non è molto favorevole, però quest'anno la Superlega è veramente molto equilibrata, quindi al di là di Perugia, Modena, Vibo, tutte le squadre sono di livello, ci sarà da giocare col coltello tra i denti tutte le partite e quindi lavorare molto bene in palestra per farsi trovare pronti la domenica. Come ti sembra questa squadra? Beh, al momento una squadra da due facce, no? Perché abbiamo fatto una brutta prestazione in casa, secondo me una buona prestazione a Ravenna in rimonta, quindi dobbiamo ancora trovare forse una nostra identità e questo possiamo farlo solo col lavoro in palestra e dando tutto quello che abbiamo in campo contro gli avversari. Sicuramente avrete qualche problema in più e tu in particolare avrai qualche problema in più, perché la panchina non è lunghissima, Di Martino non è ancora tesserato, Cody non è disponibile perché sarà a giocare i campionati africani, quindi insomma non ci sono tante alternative. Vabbè, questo momento richiede uno sforzo in più da parte di tutti, per quanto mi riguarda non cambia nulla, insomma faremo di tutto per vincere con quelli che siamo e aspettiamo il rientro di Dima e di Cody e basta, insomma non dobbiamo pensare ad altro se non al lavoro che dobbiamo fare e dare il massimo in campo.